parte della nostra vita la trascorriamo dormendo, ma ci siamo domandati qual è il modo giusto di dormire, quali sono le problematiche spesso connesse a una buona qualità del sonno e soprattutto quali possono essere i rimedi per curarla ed anche le indagini che la scienza medica applica per capire quali sono i problemi afflittivi dei disturbi del sonno. Cercheremo di capirlo questa sera proprio in occasione del secondo appuntamento del nuovo anno con il ciclo di studi e prevenzione e divulgazione scientifica targato Claudio d'Archivio. Ospite Guido Di Giovanni, neurologo presso l'ospedale Mazzini di Teramo. Durante l'arco della nostra vita trascorriamo molte ore dormendo, ma com'è la qualità del nostro sonno e soprattutto quali sono le patologie che spesso affliggono l'essere umano per un buon e sano riposo? Dottor Guido Di Giovanni, lei oggi è relatore di questo importante convegno, soprattutto per conoscere il sonno, capire quali sono le patologie sempre più frequenti in una società sempre più stressata, se vogliamo, ma anche afflittiva dal punto di vista delle tante patologie che affliggono questo importante momento della nostra vita. Sì, è vero, la vita stressante non ha fatto altro che peggiorare la nostra qualità del sonno, anche la nostra durata si è ridotta per gli impegni. C'è una scarsa cultura sulla sonno, sulla qualità del sonno, molti ritengono che sia qualcosa di opzionale, quindi di poter ridurre a piacimento l'orario, quando in realtà il tempo totale di sonno è geneticamente determinato, quindi noi non possiamo andare contro natura. Purtroppo molto spesso questa società, i ritmi lavorativi ma anche sociali ci impongono una restrizione del tempo di sonno e poi anche la qualità del sonno spesso risente delle nostre pessime abitudini, per esempio fare attività prima di andare a dormire, attività fisica e mentale, il sovrappeso che condiziona l'incremento anche della sleep apnea syndrome, che purtroppo è una patologia che ormai, almeno nell'Europa, ma in Italia, ha una prevalenza altissima, soprattutto negli uomini. Sapere queste cose, riuscire a identificare gli elementi che potrebbero migliorare il sonno, significa in definitiva migliorare la qualità della vita, la vigilanza, le performance, e questo purtroppo sfugge a molti di noi. Cosa importante è che noi spesso confiniamo la problematica solo su scala neurologica, quando sappiamo invece che vengono coinvolti tanti elementi del nostro essere, quindi l'attività cardiovascolare e l'attività respiratoria. Le apnee ostruttive e le apnee notturne sono uno dei classici disturbi che spesso hanno anche compromissioni di carattere cardiaco. Sì, è vero. Per esempio con la sleep apnea syndrome ormai sappiamo che è una patologia multidisciplinare, interessa l'otorino, interessa lo pneumologo, il neurologo, anche il pediatra, perché non dimentichiamo che anche i bambini possono avere questo disturbo e avere dei problemi il giorno dopo. Quindi in realtà le patologie del sonno, proprio perché riguardano un ambito della nostra quotidianità, possono interessare tante competenze, tante figure. Anche lo psichiatra, per esempio, l'insonnia da disturbi psichiatrici adesso sembra avere una prevalenza maggiore rispetto a quanto si sapeva prima. Tanto è vero questa cosa che, per esempio, nell'Associazione Italiana di Medicina del Sonno sono iscritti non solo neurologi ma anche psichiatri, pneumologi, otorini, pediatri, quindi psicologi, quindi è un argomento quanto mai interdisciplinare. Ho sottolineato che non è vero, come spesso si pensa, che il cervello stacca durante la notte, anzi l'attività sinaptica piuttosto che quella neurologica in senso lato funziona come funziona di giorno, magari interessando altre aree del cervello. È giusto questo aspetto soprattutto? Non proprio così. Il cervello durante il sonno ha un'attività di scarica completamente diversa dalla veglia, nel senso che fondamentalmente il cervello durante il sonno è deafferentato dall'ambiente esterno, ovviamente in maniera parziale e reversibile, perché se no. E per avere questo tipo di comportamento è ovvio che l'attività neuronale è diversa rispetto alla veglia. Anche se poi ci sono effettivamente delle strutture che funzionano di più in veglia, altre che funzionano più nel sonno.
Nella fase REM, per esempio, ci sono delle cellule che sono coinvolte anche nella veglia, che funzionano, tant'è che la fase REM somiglia molto alla veglia. Però, per definizione, l'attività neuronale ha un pattern di scarica, diciamo noi, di potenziali di azione completamente diversa da un pattern molto, noi lo chiamiamo tonic fire mode, cioè significa delle potenziali di azione che si ripetono a 500 scariche al secondo, a invece un pattern che si chiama burst fire mode, cioè a intervalli, a sussulti. Questi sussulti ci consentono di mettere in sincronizzazione molte cellule e di operare una sorta di riposo cerebrale, ma anche di perfezionare ciò che abbiamo vissuto la mattina precedente, il pomeriggio precedente, la sera precedente, e di memorizzarlo in corteccia. Gli strumenti di indagine per capire effettivamente la qualità del sonno e la tipologia del sonno passano forse probabilmente attraverso un'antica macchina che è l'elettroencefalogramma, la quale è tuttora, seppur con mutamenti tecnologici, utile per l'indagine della problematica. Sì, l'indagine ovviamente si svolge prima di tutto in ambulatorio con una corretta anamnesi, perché poi l'anamnesi che orienta verso il tipo di esame da fare, in genere l'esame, come diceva giustamente lei, prevede l'impiego dell'elettroencefalografo sotto forma di polisonnigrafo, cioè dove noi facciamo dei montaggi particolari, andiamo a studiare il respiro laddove ci sia bisogno di fare il respiro, oppure la muscolatura laddove c'è bisogno di fare la muscolatura. Però queste informazioni noi le abbiamo soprattutto da una ipotesi diagnostica e da una anamnesi precedente. Però il centro di tutto, io poi sono elettroencefalografista, quindi è sempre sicuramente l'elettroencefalogramma. Un'ultima cosa che forse interessa il pubblico telespettatore curioso: il sogno. C'è chi lo indaga per fini legati allo studio magari dell'otto, della smorfia, c'è chi invece ne fa un utilizzo di altra natura, quasi chiaroveggente o premonitrice. In realtà il sogno quale funzione ha dal punto di vista clinico? Il sogno altro non è che un epifenomeno dell'attività cerebrale in quel momento. Quello che sappiamo in più sul sogno è che adesso sogniamo anche in non REM. Prima pensavamo che il sonno fosse appannaggio solo della fase REM, cioè della fase dei movimenti rapidi oculari. In realtà in questa fase c'è il sonno cosiddetto onirico, molto bizzarro, molto tumultuoso, in genere ha delle caratteristiche di aggressione o di difesa. Però poi c'è un altro tipo di sogno, un po' più aderente alla realtà, che avviene in non REM. Quella interpretazione che possiamo dare attualmente, da quello che si evince dagli studi, è che in realtà è un epifenomeno dell'attività cerebrale in quel momento e che non ha poi tutte quelle prerogative che la letteratura, i romanzi e il popolo vuole dare, insomma. Un'ultima curiosità: REM sta per Rapid Eye Movement ed è questo giro orbitale che i nostri occhi fanno durante la fase acuta del sogno. In realtà che cosa accade? In realtà quello che accade è che durante la fase REM l'attività cerebrale cambia completamente. Alcune strutture tacciono, altre si mettono in movimento, sono soprattutto delle strutture pontine. Danno luogo a questi movimenti nella fase, nell'attività fasica della fase REM, per cui i movimenti hanno questo andamento che gli americani hanno chiamato rapid eye movements. Però in realtà l'elemento più caratterizzante della fase REM è sicuramente l'attività elettrica cerebrale, che è molto più simile alla veglia che al sonno, tant'è che i francesi, che inizialmente descrissero questa fase con Jouvet, lo chiamarono sonno paradosso, perché da leggi non sembrava neanche che dormissero. Quello che succede in fase REM è un po' lunga da spiegare, però sicuramente è una fase molto importante, perché più che la fase REM è l'alternanza non REM-REM. C'è una regolarità nel sonno che è proprio l'alternarsi abbastanza regolare di fasi non REM-REM con un periodismo di 90-120 minuti. Questo deve avere un senso. E soprattutto dopo una fase non REM c'è sempre una fase REM, quindi questa alternanza più che la fase REM sicuramente deve nascondere un qualche motivo particolare che
alcuni scienziati stanno cercando di indagare, io direi che sono abbastanza avanti. Il gruppo di Madison nel Wisconsin ha collegato questo tipo di attività non REM-REM alla memorizzazione. Per concludere, 8 ore di sonno sono sufficienti? Ma il tempo totale di sonno, come dicevo, è geneticamente determinato. Ci sono delle persone che mediamente dormono 7 ore e stanno bene, altre persone che dormono 9 e stanno bene. Al di fuori di questi ambiti si parla di short sleeper e di long sleeper. Sono delle figure che ancora adesso vengono considerate, diciamo, come una variante, ma tutto sommato la quantità di sonno di cui abbiamo bisogno è quella che ci consente di essere vigili durante il giorno, di non avere momenti di sonnolenza e soprattutto di essere performanti. Quando c'è un'eccessiva sonnolenza, che molto spesso viene trascurata, viene scambiata per stanchezza, sicuramente il tempo totale di sonno non è sufficiente, oppure la qualità del sonno non è sufficiente. Secondo appuntamento del ciclo curato dallo studio d'archivio, questa volta, dottor d'archivio, parliamo del sonno, delle qualità e delle problematiche ad esso connesse. Sì, è vero, siamo di nuovo qui con questo secondo appuntamento, come appunto diceva lei. Questa volta ospitiamo il dottor Guido Di Giovanni, un esperto, un neurologo che si interessa soprattutto di problemi dell'insonnia e delle apnee notturne molto diffuse e molto, molto frequenti, che hanno un riscontro poi particolare durante la notte, diciamo così, anche nei confronti del partner, no? Per cui è molto interessante, sentiremo che cosa ci porterà, cosa ci dirà.